Ci alziamo in piedi per accogliere il sacerdote celebrante. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Celebriamo oggi, ultimo giorno di questo mese missionario e anche dedicato alla Vergine del Rosario, la Santa Messa di Santa Maria, Porta del Cielo. Chiediamo al Signore che anche attraverso questa Eucaristia progrediamo nel cammino verso il cielo e domandiamo anche perdono per tutte quelle volte che ci siamo allontanati da questo cammino per colpa dei nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nel tuo unico Figlio hai stabilito la porta della vita e della salvezza, per la materna intercessione di Maria, donaci di perseverare nel tuo amore finché raggiungiamo la soglia della patria celeste. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento che è accompagnato da una promessa, perché tu sia felice e goda di una lunga vita sulla terra. E voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti del Signore. Schiavi, obbedite ai vostri padroni terreni con rispetto e timore, nella semplicità del vostro cuore, come a Cristo, non servendo per farvi vedere, come fa chi vuole piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo di cuore la volontà di Dio, prestando servizio volentieri, come chi serve il Signore
e non gli uomini. Voi sapete infatti che ciascuno, sia schiavo che libero, riceverà dal Signore secondo quello che avrà fatto di bene. Anche voi, padroni, comportatevi allo stesso modo verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che il Signore, loro e vostro, è nei cieli e in Lui non vi è preferenza di persone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Fedele è il Signore in tutte le sue parole. Fedele è il Signore in tutte le sue parole. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Fedele è il Signore in tutte le sue parole. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Fedele è il Signore in tutte le sue parole. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Fedele è il Signore in tutte le sue parole. Alleluia, 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 alleluia. Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, ve lo dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e si siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Forte e seria è questa pagina del Vangelo in cui il Signore ci invita a uno sforzo grande. Sforzatevi
di entrare per la porta stretta. Il cielo ha una porta stretta. Per questo oggi celebriamo la messa alla Vergine Maria come porta del cielo, per rendere più facile in un certo senso la porta che ci conduce al cielo, che ci fa entrare in cielo. Ma se sappiamo che già il Signore ha pagato un caro prezzo per la nostra salvezza, sappiamo quanto ha sofferto la Vergine Maria nel partecipare a questa nostra salvezza. E noi non possiamo considerare la nostra vita cristiana una vita un po' diluita, a facile prezzo, a poco prezzo, accontentandoci del minimo, limitandoci ad alcuni gesti religiosi. Il Signore ci invita a una vita profonda, seria, a una sequela fatta di una totalità, di un'appartenenza del cuore, della nostra esistenza, della vita quotidiana. E anche da questo luogo, da Fatima, ci viene questo invito a una vita di sequela che sia fatta con tutto il nostro essere. Nella prima apparizione, il 13 maggio, la Vergine Maria, nel breve dialogo con i pastorelli, ha chiesto loro, ed erano tre bambini, una cosa molto seria, di entrare in cielo, ha parlato subito di cielo, attraverso la porta stretta, attraverso una donazione totale della propria vita. Volete voi, ha chiesto la Madonna ai tre pastorelli, offrire l'intera vostra vita offrendo tutti i sacrifici che il Signore mi invierà per la salvezza dei peccatori, offrire un'intera vita. Quando l'angelo apparve ai pastorelli, chiese loro o preghiere o sacrifici. In questo caso la Vergine Maria chiede l'intera vita dei pastorelli e loro, in maniera generosa, spontanea, hanno detto sì. Non vogliamo. E realmente poi, leggendo la storia lasciatasi da Suor Lucia, i pastorelli hanno percorso un itinerario forte. Due sono già diventati santi, e per diventare santi a livello ufficiale, cioè della Chiesa, canonizzati, bisogna avere le virtù eroiche, cioè percorrere un cammino serio ed entrare per la porta stretta in cielo. E realmente la loro storia così gloriosa è stata una storia di persone che hanno offerto la propria vita. Facciamo sì che anche noi, da questo luogo, promettiamo al Signore, attraverso l'aiuto della Vergine Maria, di essere capaci di una fede forte, generosa, che offre l'intera propria esistenza al Signore. Innalziamo la nostra preghiera per intercessione della Vergine Maria a Dio, fonte della sapienza, che rivela i suoi misteri ai piccoli, interponendo l'intercessione di Maria. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché, in comunione di fede con Maria, ascoltino, amino e annunzino la parola di Dio con fedeltà e zelo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace,
e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché, in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché, per intercessione di Maria, coloro che cercano Cristo li incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e le preghiere che portiamo nel nostro cuore e rafforza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai, e per quelli che non l'hanno avuto mai. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la tua strada, la mia strada resterà. Nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Pregate, fratelli, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta, o Padre, i doni che ti offriamo nel devoto ricordo della Beata Vergine Maria, porta del cielo e aurora della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, e magnificare il tuo amore per noi in questa memoria della Beata Vergine Maria. E lei, la Vergine Madre, raffigurata nella porta del Tempio, volta ad Oriente, da cui entra il Signore aperta a Lui, solo e sempre intatta. E lei, la Vergine umile e obbediente, che riapre la porta del Paradiso, chiusa dalla disobbedienza di Eva, e la Vergine orante, che intercede per noi peccatori, perché ritorniamo al Tuo Figlio, fonte perenne di grazia, e definitivo approdo della nostra riconciliazione. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nella cieli. Benedetto colui che viene nel nome del
cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo di questa diocesi Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli, parenti ed amici che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna e insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, i martiri, i santi Francesco e Giacinta e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora innalziamo al Padre Celeste la preghiera che Cristo, il Figlio, ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Non è rimasta fredda la terra, tu sei rimasto con noi per nutrirci di te, pane di vita, ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Sì, il cielo è qui su questa terra, tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te nella tua casa, dove vivremo insieme a te tutta l'eternità.
pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. No, la morte non può farci paura, tu sei rimasto con noi e chi vive in te vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Pane del cielo, sei tu Gesù, via d'amore, tu ci fai come te. Preghiamo. O Dio, che ci hai dato la gioia di partecipare ai santi misteri, esaudisci i nostri voti e le nostre preghiere. Per intercessione della Beata Vergine Maria, dalla quale è venuto il Salvatore del mondo, senda sul tuo popolo una pioggia di grazie e si apra a tutti la porta del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedico ora gli oggetti religiosi che eventualmente avete con voi. Signore, ti preghiamo di benedire gli oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Innalziamo anche una preghiera alla Vergine Maria, una preghiera di consacrazione. Salve Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato sii il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. Do un avviso rivolto soprattutto a coloro che vivono in questo luogo.
con novembre vengono modificati alcuni orari del santuario, tra cui anche questa celebrazione del mattino in italiano. Da qui in poi, fino a Pasqua, non ci sarà di orario questa messa in italiano. Può esserci, non può esserci, può essere in italiano o in un'altra lingua. Comunque non ci sarà. Verrà ripresa la Pasqua. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in cova di Dia. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, splendente di luce, un sole apparia, col volto suo bello, veniva Maria. Ave.